Salve a tutti e bentornati su GameSeeder. Era un po' che non ci si vedeva perché purtroppo ho avuto problemi col PC da gaming. Ora spero di aver risolto. Vediamo un po' come va questo episodio. Dunque, anzitutto decidiamo cosa fare. Per questo episodio vorrei semplicemente andare a craftare delle munizioni per la K, perché ho riempito uno dei nostri quad, vi faccio vedere. Qua ho perso 4 macchine, anzi 5 macchine, ragazzi, per inattività. Non sono entrato a... perché le macchine dopo una settimana scompaiono. Bisogna almeno entrare, fare così, tipo avviarle, perché altrimenti scompaiono come scompaiono le casse. Però le casse ci stanno 2 settimane, le macchine invece ci stanno di meno. E mi sono purtroppo scomparse 4 macchine. Vabbè, queste qua ci sono rimaste. Ora ho riempito uno di questi quad con un sacco di materiali per craftare. Per craftare munizioni, vedete? E voglio andare a craftarle, appunto. Intanto vediamo le novità di questo aggiornamento, ragazzi. Quindi, anzitutto, non so se avete notato, ma sono di vari colori. Vedete che l'armatura ha queste toppe. Perché adesso, praticamente, quando voi riparate uno dei vostri vestiti col kit da cucito, compaiono queste toppe. Perché, tipo, che è stato riparato con altre cose. E bisogna, purtroppo bisogna tenerli sempre riparati al massimo, perché adesso qualsiasi cosa che abbia un inventario, quindi le casse come anche i vestiti, quando si rovinano perdono pezzi di inventario e voi perdete spazio. Dunque, un'altra novità è questa, una novità fighissima, ovvero possiamo mettere i lucchetti nelle macchine e nelle casse. Quindi non più soltanto nelle porte, adesso anche in tutte queste casse possiamo mettere dei lucchetti. Per esempio, qui abbiamo la cassa dei fucili d'assalto, che è molto importante. Vediamo, gli mettiamo un lucchetto. Qui abbiamo le mitragliette, qui abbiamo le carabine, insomma, possiamo mettere dei lucchetti in tutti i posti. E adesso possiamo craftare anche i lucchetti argentati e i lucchetti dorati. Per fortuna io ho sempre raccolto tutti i lucchetti che ho trovato a 5.000. Fatelo anche voi, ragazzi, raccoglietevi questi lucchetti, però raccogliete quelli 5.000 su 5.000. Ah no, l'hanno tolta quella cosa. Ok, non c'è più il 5.000 su 5.000, quindi conta solo la durabilità adesso. Purtroppo questo qua, per esempio, è mezzo consumato, ma vabbè, intanto ce li abbiamo. Ora, per fare una prova, ho craftato uno di quelli là scarsi e lo andiamo a mettere su qualche cassa meno importante, tipo questa qua, con le cose da mischia e gli archi. Proviamo un po', quindi basta fare così. Benissimo, su questa cassa adesso c'è un lucchetto. Così se vogliono aprirla dovranno aprire anche il lucchetto. Fighissimo, ci speravo che prima o poi avrebbero messo questa cosa. Va bene. Poi li mettiamo qua. Ah no, i primi lucchetti che mettiamo li mettiamo nelle macchine, che sono la cosa più importante e anche quelle più esposte. Quindi per craftare dei lucchetti d'oro ce ne vogliono 5 az. In questa glielo vorrei mettere d'oro, così è più difficile che se la prendano. Ah, e ricordo che nell'ultimo video, il video della rubrica briefing di missione su Scam, dove voi mi davate dei consigli su cosa fare nei prossimi video, uno di voi appunto mi ha dato, mi pare Ugo, mi ha dato un consiglio su cosa fare e mi aveva detto di fare insomma il poliziotto visto che avevo la macchina e le armi da poliziotto. Se stai guardando, volevo farti sapere appunto che non l'ho dimenticato e che lo farò presto, probabilmente nel prossimo video su Scam. In realtà ragazzi le munizioni ce le abbiamo, ma ormai ho così tanta polvere da sparo, così tanti lead plate, che non riesco più a farli entrare nemmeno nelle casse, quindi andiamo a fare un po' di munizioni così liberiamo spazio. Vedete, qui ho questo ingresso a doppia entrata, così che se qualcuno mi uccide mentre che esco, almeno non può entrare fin dentro la base, insomma. L'ultima porta è con i lucchetti rusty, perché essendo che sono da solo non è facile mettere sempre i lucchetti d'oro. Ok. Ah, adesso anche i bulloni oltre i chiodi possono essere usati per fare i pali. Ottimo. Se lo sapevo prendo i bulloni. Vabbè, la prossima volta. Benissimo, tutto chiuso.
che ormai è diventato difficile fare punti perché questo personaggio ce l'ho molto skillato, cioè le abilità ormai ce le ho con questo personaggio. Per cui fare punti è diventato complicato. Perché i punti li fate quando? Quando skillate arcieria e ce l'avete basso, quando skillate il rifle, quando skillate questo, quello, ormai io le cose le ho skillate. Ok, nascondiamo il quad qui. Chiudiamo i cancelli così se ce lo vogliono rubare devono fare un po' di rumore. E dai. E qui ci sono le presse. Benissimo, allora. Intanto devo prendere... Ah, c'è uno zombie. Vorrei evitare di fare il rumore in questo momento. La cappa è silenziato. Silenziato per modo di dire, perché il silenziatore è scarsissimo. Sono stato stupido, visto che me lo stavo portando dietro il lucchetto a questo, dovevo metterglielo così almeno non potevano rubarmelo. Guardate quante cose abbiamo, un sacco di polvere da sparo. Ok. Si parte. Facciamone un bel po' per AK intanto. Ok. Sono stato stupido, dovevo portarmeli tutti da casa in metà scrap. I pezzi di metallo per fare le munizioni. Però siccome a casa stanno iniziando a scarseggiare giusto quelli che hanno usato un sacco ultimamente, ho pensato di raccoglierli in giro visto che si trovano sempre. Purtroppo però in questo momento non ne abbiamo trovati. Ok ragazzi, finalmente abbiamo finito di craftare tutte quelle munizioni. Ne abbiamo un sacco dentro il quad e qualcosina pure addosso, ma davvero tante. E anzi non sono nulla al confronto di tutte quelle che possiamo fare. Prima o poi devo prendere una macchina, caricarla di tutte cose e fare migliaia di munizioni. Comunque, adesso torniamo verso la base perché dobbiamo depositare tutto questo gran carico. Come sapete ho avuto problemi ultimamente col PC da gaming e... non è possibile portarlo in assistenza. Io sono proprio bestia totale quando si tratta di informatica. So solo giocare, per il resto al computer non sono bravo. E quindi lo sto facendo corto questo episodio, così semplice, tanto per vedere se va bene, insomma, se posso ricominciare a fare video. Quindi speriamo bene. Scusatemi se ci saranno momenti di lag o se, non so, la qualità non sarà proprio il massimo. Spero che vada bene, insomma, così posso ricominciare a pubblicare. Benissimo ragazzacci, siamo tornati a casetta nostra. Per oggi lo chiudiamo qui il video, perché come vi dicevo voglio vedere se tutto è andato bene, insomma, e se non lagga e se la qualità è buona. Speriamo bene. Che palle, già la base è al 64%, presto dovrò mettermi a ripararla. Vabbè, ce li ho i materiali, non c'è problema. Benissimo ragazzi, come al solito spero che il video vi sia piaciuto. Fatevi sentire nei commenti per darmi qualche consiglio su cosa fare. Insomma, ve l'ho detto, c'è la rubrica briefing di missione, ovvero dove voi mi dite, magari mi date qualche consiglio su cosa fare, su come muovermi nei prossimi episodi. Ad esempio la scorsa volta un ragazzo mi ha detto: hai la macchina della polizia, hai l'equipaggiamento da poliziotto, vestiti da poliziotto e vai in giro per la mappa tipo a mantenere l'ordine, no? A ammazzare zombie, a fare questo, a fare quello, a uccidere i player killer, i pk. Possiamo provare, per esempio la prossima volta farò questa cosa qui che mi consigliava sto ragazzo. Fatevi sentire se anche voi avete qualche consiglio. Sappiate che abbiamo un arsenale enorme e un parco veicoli, come avete visto, purtroppo dimezzato, però ancora abbastanza vario, diciamo. Consigliatemi qualche nuova zona della mappa che non conosciamo. Per esempio, prima o poi dovremmo andare sottoterra nell'aeroporto. C'è il secondo aeroporto che è possibile andare sottoterra. Prima o poi andremo là. Come sempre vi do appuntamento al prossimo video, salute a tutti da Lord Reaper.